Ciao bambini, benvenuti su Fantastorie. Io sono Susi, la vostra amica maestra, ed oggi voglio fare con voi un'attività. Guardate un po' qui che cos'ho. È una farfalla tridimensionale, fatta davvero con pochi materiali. L'ho fatta insieme ai miei bimbi e da poco abbiamo finito di usare gli acquerelli. Quindi ora vi faccio vedere i materiali e la facciamo insieme. Su, dai, venite con me. Per questa attività ci servirà l'alluminio, la carta igienica, delle ciotole di diverse dimensioni, un po' d'acqua, un po' di colla vinilica e gli acquerelli. Per prima cosa iniziamo a tagliare un po' di carta d'alluminio per modellare la nostra farfalla, perché all'interno della farfalla c'è una base in alluminio. Decidiamo un po' la dimensione della nostra farfalla e adesso andiamola a modellare. Ok, orientativamente lo scheletro della nostra farfalla, quindi il suo interno, sarà questo. E occupiamoci della ciotola. All'interno della ciotola versiamo un po' d'acqua, della colla vinilica, mettetene un bel po'. Andiamo a mescolare. E all'interno immergiamo la carta igienica che andrà a ricoprire le ali della nostra farfalla. Adesso strappiamo un pezzo di carta igienica, decidiamo un po' noi la lunghezza in base a come vogliamo coprire la farfalla. La bagniamo leggermente, vedete? Un tocco proprio veloce, 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 rapido. E vado a ricoprire la sagoma, lo scheletro che abbiamo creato, pressando. Se non vogliamo utilizzare altri materiali come pompon per poter fare la parte centrale, utilizzeremo sempre la carta avvolgendola più volte verso il centro. Quindi verrà una sagoma molto più ampia qui al centro, una montagnella in un certo senso, e potremo poi andarlo a pitturare, a colorare con il nero. Adesso abbiamo due possibilità. Se vogliamo inserire le antenne oppure no, possiamo inserirle o utilizzando sempre la carta e quindi facendo uno strato che blocca, prendiamo uno strato più lungo di carta, sempre bagnata, che blocca e va quindi a fissarci le antenne nella struttura, oppure possiamo usare uno scovolino e sempre allo stesso modo possiamo mettere all'interno della struttura. Io sinceramente in questo momento non vorrei mettere le antenne perché non so ancora la sua collocazione. Una volta che ci troviamo in questa situazione e l'abbiamo ricoperto tutto, vedete? Non ci resta che metterlo ad asciugare con un appoggio sotto, in modo da potergli poi dare man mano che si asciuga la forma che vogliamo. Guardate qui, l'hanno colorato i miei bimbi e vedete che qui è ondulato, quindi man mano che si asciuga possiamo poi andare a modellarlo. Adesso abbiamo la possibilità di colorarla in questo momento con gli acquerelli, mentre l'abbiamo messa qui ad asciugare, o colorarla in secondo momento, quando sarà già asciutta. Una volta che l'abbiamo terminata, o la dipingiamo dopo e quindi la lasciamo prima asciugare, oppure la possiamo dipingere prima e poi lasciarla asciugare. Una volta asciugata prenderà questa consistenza qui più o meno, vedete? Poi in base a come noi la modelliamo cambia forma, la possiamo fare più grande, più piccola, possiamo davvero essere liberi di scegliere come la vogliamo fare. E la nostra attività è finita! Ti è piaciuta questa attività? Allora fammelo sapere giù nei commenti oppure mi puoi postare le tue foto all'interno del canale Facebook Susi e le Fantastorie. Allora noi adesso ci salutiamo, ma ci rivedremo per tante altre bellissime storie e attività. Ciao bambini!